Allora, buonasera, grazie di essere qua intervenuti. Questa sera il tema di cui si parlerà, dopo lo andremo a vedere nel dettaglio, io vi descrivo la Project Team, che è una società nata per offrire dei servizi perché è nata. Molto affascinante, questa cosa del T-Day, soprattutto quando ci è stato chiesto di parlare di innovazione, cioè visioni, progetti, futuro e innovazione. Sicuramente è esaltante il tema, nel senso che figuriamoci per un'azienda che si occupa comunque di progettazione di sistemi informativi, parlare di innovazione è quasi, quasi un invito a nozze, salvo poi doversi fermare un attimino a ragionare sul discorso di innovazione. E vengono fuori un mucchio di cose interessanti che cercheremo di vedere. Io cercherò di essere molto breve e anche molto veloce su alcune cose, proprio per cercare di trasmettervi appunto una visione. Non voglio raccontarvi chi è l'azienda, cosa fa l'azienda, ma voglio proprio parlare di innovazione in senso stretto o dei mille aspetti che possono avere a che fare con l'innovazione. Diciamo, quando si parla di innovazione, la parte tremenda è che tutto quello che si inizia a scrivere, a buttare giù come idea, un canovaccio, sembra banale, ripetitivo, scontato, retorico, si torna sempre in realtà sulle stesse cose. In poche parole, si ricade sempre nell'ovvio. L'ovvio è tutto ciò che abbiamo sotto il naso e spesso l'innovazione ce l'abbiamo anche sotto il naso senza rendercene conto. Questo è uno degli aspetti forse più curiosi dell'innovazione. Guardate. Per esempio, immaginiamo un mondo senza, non so, nastro adesivo, sono delle banalità, penna a sfera, telefono, sveglia. Tutti questi oggetti, che sono dei prodotti fisici, ok, hanno creato innovazione. Cioè, adesso probabilmente quell'immagine del telefono è superata, adesso avremo i cellulari, avremo gli smartphone e quant'altro. Però è innegabile che si tratta comunque di innovazione. Non si sente? Sì, scusate, meglio così. Allora, dicevamo, si tratta comunque di innovazione. Ora, una delle prime cose che abbiamo tentato di fare è andare in internet, cercare una definizione di innovazione. Ce ne sono veramente tantissime. Questo è un piccolissimo punto di partenza, guardate. La prima definizione che abbiamo trovato è cambiamento generato dalla condivisione delle conoscenze disponibili a tutti i livelli. Questa è una prima definizione molto, molto stringata. Oppure utilizzazione, utilizzo per finalità economiche di invenzioni tecniche o di know-how tecnologico, quindi tutte cose abbastanza lineari. Oppure è una discontinuità nella conoscenza, knowledge, e nel saper fare, know-how, che genera nuovi prodotti e un sensibile aumento di produttività, ovvero a parità di risorse si fanno più cose o si fanno le stesse cose con meno risorse.